Buonasera a tutti quanti, bentornati sul Titolo TV, classico approfondimento musicale con Fabio Alberti dietro a un microfono che è spaziale, questo microfono. Ogni volta che lo vediamo fa quasi impressione. Ciao Fabio e benvenuto in puntata. E soprattutto un Fabio Alberti che anche beve prima di parlare, no? Quindi No, sì. devo dire che questi retroscena penso piacciono anche a chi ci segue. Quindi, intanto, ben ritrovati sul titolo.it, il titolo TV. Oggi una puntata che ancora segue gli strascichi di Sanremo, anzi, anche se in realtà non ha nulla di sanremese a livello musicale, perché l'artista che tratteremo è vero, è già stato su quel palco un paio di volte, prima col suo gruppo. E quest'anno con il suo progetto solista, però sicuramente viene da altri ambiti. E soprattutto tu hai una città dietro di te che un po' ci può spiegare di cosa stiamo parlando. Sì, siamo a Torino. Vai, l'ho svelata, dai, l'ho svelata. Torino è una città meravigliosa dal punto di vista musicale. A volte qualcuno l'ha detto e sono d'accordo anch'io. Diciamo che Torino oggi è quella che era Bologna negli anni 70-80. È una città veramente dove c'è una scena musicale forte, c'è un festival in gran parte gratuito che tutti gli anni va in scena, ci vanno un sacco di ragazzi, si chiama Traffic, e tra l'altro stiamo in famiglia perché poi chi si occupa del Traffic in realtà è sempre un componente di quel gruppo lì. Ma adesso andiamo piano, perché so che prima c'è una classifica da commentare, quindi prima di Sì, entrare nel vivo della vabbè, puntata. la settimana scorsa avevamo un regista da commentare, questa settimana invece siamo tornati di nuovo alla classica classifica che vede gli album e i single. E che comunque noi abbiamo visto dietro le quinte, qualche certezza ce la dà e qualche cosa pure, no? Giusto? Tante sorprese, direi. Allora, intanto voglio cominciare con gli album e oltre a Mina Celentano, che sono inossidabili quinti, Ermal Meta quarto, che la settimana scorsa ha avuto la soddisfazione di essere primo in classifica negli album, veramente grandissimo. E soprattutto io Ermal Meta l'ho visto nell'omaggio che ha fatto a Lucio Dalla. Io veramente l'ho visto proiettato sullo schermo gigante, perché lui era a casa di Lucio a cantare una splendida versione di Caruso con il suo falsetto, e ancora una volta ha dimostrato di essere un artista originale. Poi si è affacciato alla finestra, ha fatto un filmato con il suo cellulare, tutti noi giù a salutare, e tra l'altro bellissima serata anche quella, quindi lui grande protagonista. E poi se andiamo nei primi tre, vediamo che Gigi D'Alessio è uscito col nuovo album, 24 febbraio 67 la sua data di nascita. E al secondo posto la sorpresa Michele Bravi, che dopo un momento, qualche anno di oblio, dopo il trionfo di X Factor, è rientrato con questo Sanremo, un bel quarto posto, un pezzo convincente, e soprattutto il suo album è entrato alla prima settimana subito alla numero uno, quindi complimenti a lui. Anime di carta, appunto il disco. Ho saltato volutamente la seconda posizione perché ne parliamo dopo. Andiamo ai singoli. Il dominio di Gabbani è incontrastato, ovviamente anche aiutato dalle parodie social. Io ho già visto quella che hai pubblicato tu, Meridionali Scarma. Beh, guarda, il loro ufficio stampa me l'hanno girata, come l'ho vista, me lo sono visto, me lo sono rivisto. Ho detto no, dai, dobbiamo pubblicarlo. E allora l'ho pubblicato perché me ne sono arrivate diverse, tante parodie, però ho anche visto Occidentalis Mamma, ho visto anche un'altra parodia, che comunque è stata una parodia che, se non erro, ha avuto anche il beneplacito, il benestare direttamente da Gabbani. Sì, Quindi anche esatto. lì è stata piaciuta. Beh, ne sono saltate fuori tante, ne sono saltate veramente tante fuori. E questo, sai cosa mi soddisfa? Il fatto che, come la Valeria Solli, quando era su a Sanremo, intervistava Pachi dei Nuovi Angeli, no? Sì. In quella frase che lui disse: quanti di noi l'indomani si andranno a comprare il disco del vincitore? Beh, insomma, alla fine Sanremo è anche questo, no? Perché se continua a imperterrita a essere tra
In prima posizione il singolo di Gabbani, le parodie che nascono, è come se comunque si ha piacere di rivivere quell'atmosfera lì. Poi adesso vediamo poi a maggio con l'Eurofestival come va a finire. E poi la musica non può essere solo una cosa di pochi appassionati, quindi ci sono quei generi, quegli artisti che piacciono, diciamo, ai patiti, sono una nicchia o anche sono fondamentali, però ci vuole qualcosa veramente che vada oltre e diventi anche un fenomeno di società, di cultura in senso allargato. Quindi in questo caso Occidentalis Karma è diventato più che un tormentone, secondo me. E quindi è il suo momento e tutti battono il ferro finché è caldo, anche con parodie. Benissimo così. Senti, posso dirti una cosa? Possiamo ritenerci fortunati di aver vissuto e stiamo vivendo ancora il vincitore di Festival di Sanremo? Perché noi ne abbiamo sempre sentito dai nostri padri o dalle vecchie cineteche in bianco e nero quello che hanno vissuto le nostre mamme, i nostri padri, vedendo Modugno vincere con Volare. Beh, ovviamente è un paragone un po' grosso, nel No, senso che però poi per i dirti mesi, no. però diciamo che quando il vincitore di Sanremo rispecchia il sentire nazionale e diventa qualcosa di un po' più allargato, c'è comunque da essere felici, no? Da Beh, non fare gli 40 snob. milioni. Quindi io da 40 questo punto di vista sono d'accordo. 40 milioni di visualizzazioni. Io mi ricordo che il video ufficiale Sì. di Gabbani era 800.000 quando l'ho visto. 40 milioni vuol dire che comunque, insomma, siamo 59 milioni in Italia. Esatto, no, assolutamente un grande risultato e lo appoggeremo fino all'Eurosong, Eurovision Contest, perché è giusto tifare per lui. Va bene, Alleluia. come si chiama non mi interessa. Sì, Ecco. l'hanno chiamato in tutte le maniere possibili, lo chiamano, non si è mai capito ancora, vabbè. Dei singoli vi segnalo Despacito, che sarà il tormentone latino dei prossimi mesi, e quindi vi segnalo anche che noi, per chi ci guarda quasi in diretta, siamo anche a Bologna Salsa Festival, giusto per non farci mancare niente, a 360 gradi. E andiamo invece adesso a trattare l'artista della puntata, perché appunto vi dicevo Torino, vi dicevo una scena musicale ricca. Allora, loro, perché prima partiamo dal gruppo, i Subsonica sono insieme da un sacco di tempo, negli anni 90, hanno rotto quel confine tra la musica indipendente italiana che veniva da centri sociali, e la musica che si ascoltava sul palco di Sanremo, perché quando i Subsonica nel 2000 sono andati e hanno ben figurato, nonostante l'eliminazione delle nuove proposte, già il giorno dopo tutti dicevano appunto che era successo qualcosa di fondamentale, come è successo con i Negramaro. Capita, no? Che succede, arriva il gruppo nuovo e già si percepisce che appunto riesce a unire due cose. Loro hanno sempre avuto la melodia italiana, l'elettronica anglosassone, un piglio rock indipendente, ed è stato il segreto soprattutto dei loro primi lavori, della loro prima affermazione. Si diceva appunto che questa musica avrebbe soppiantato il pop italiano, che sarebbe stata una rivoluzione. Così non è stato, perché in realtà, essendo sinceri, insomma, l'onda si è un po' fermata. Però i Subsonica hanno resistito negli anni, hanno continuato a fare bei dischi. Magari io non li ho apprezzati proprio nella totalità dal punto di vista della discografia, però comunque ho sempre avuto stima di loro. La cosa bella dei Subsonica, però, che non sono mai stati un progetto chiuso, non sono mai stati un progetto dove c'è una persona sola che conta, perché è il male degli ultimi anni musicali, dai 90 in poi, secondo me, che spesso e volentieri i progetti musicali sono basati su una persona, una figura, perché pensiamo ai Coldplay, no? Se Sì. noi togliamo Chris Martin, gli altri, con tutto il rispetto, sono dei comprimari, non li conosciamo, non sappiamo quale sia il loro reale peso. In Subsonica invece sono sempre stati un trio nel quale i tre valori in campo sono quasi equivalenti, perché è vero che il cantante Samuel, di cui adesso stiamo per parlare con l'album, è molto importante perché è il frontman, però Max Casacci, che è un po' più vecchio di loro, è quello che organizza tutti gli anni il Traffic Festival ed è quello che dà l'impronta chitarristica, quello che scrive i testi un po' più oscuri, un po' più pessimisti se vogliamo, però sono una cifra stilistica dei Subsonica.
c'è il DJ e tastierista Busta, quello che nei concerti, non so se adesso si esibisce ancora così, aveva questa tastiera con i mollettoni, tipo con gli ammortizzatori, no? E lui si prendeva questa tastiera, scuoteva, ed è l'anima del suono elettronico, dei Subsonica, e anche, diciamo, l'aspetto più sperimentale. Quindi loro sono dei grandi perché poi hanno sempre avuto i progetti solisti, hanno sempre avuto le collaborazioni, e qui veramente non ci basterebbe una puntata per ricordare tutto quello che hanno fatto. Quindi questo, diciamo, che è un po' uno specchio, è un aspetto che possiamo allargare all'intera scena di Torino, proprio perché questo è una scena che funziona, ci sono i locali, ci sono le etichette, è veramente un ambito del quale ho massima stima, e prima dicevo che forse, ecco, la Bologna degli anni 70-80 oggi potrebbe essere la Torino, ecco, potrebbe essere Torino, quindi naturalmente noi siamo sempre affezionati a Bologna, per carità. No, beh, certo, no. Beh, dico, ci sono queste città, poi che alla fine è come se seguissero il vento musicale, no? Una volta Firenze, una volta Torino, una volta Milano, una volta Roma, insomma, alla fine la produzione è anche a larga scala pure, no? A Torino c'è la INRI, che è una piccola etichetta dalla quale però sono venuti fuori Levante e Bianco, per fare due nomi, quindi insomma siamo... Che non è mio parente. No, però vabbè, però diciamo che fa parte di quegli artisti che diventeranno secondo me sempre più importanti. E invece adesso arriviamo a chi importante lo è già. Importanti sono le collaborazioni in questo disco, perché è prodotto dall'omnipresente, dal potentissimo Michele Canova, quello di Tiziano Ferro, Giovanotti e di tutti gli altri, Mengoni, Giorgia, Alessandra Moroso, veramente sono quasi tutti ormai sotto la sua ala protettrice, volano a Los Angeles per registrare il disco. E ci sono in questo disco di Samuel, che si chiama Il Codice della Bellezza, 5 canzoni scritte da Giovanotti. Quindi insomma mettiamo assieme Michele Canova e Giovanotti, sicuramente il peso ce l'hanno, però ecco, la cosa da sottolineare anche, che potete leggere sull'articolo, è che queste due personalità così forti non hanno contaminato più di tanto la personalità principale, che è la sua, perché questo è il disco di Samuel, prima di tutto. E allora tu mi chiederai: cosa si differenzia rispetto a un disco dei Subsonica? Molto semplice, mentre Subsonica hanno tutte queste anime che bello schizzano, perché non mi piace, perché sì, mi metti in bocca le domande e ti dai le risposte, è bellissimo, cioè io ti ascolto qua, fammi stare zitto un attimo, perché no, bellissimo, questo fa capire che comunque io e Fabio non ci prepariamo assolutamente nulla, andiamo a braccio e tutte le volte è un'intesa che riusciamo a ottenere già dai primi secondi del video della puntata. Non ci prepariamo assolutamente nulla. Esatto. No, quindi ti rifaccio la domanda: che cosa c'è di differente allora? Esatto. Oh, ma che domanda intelligente che mi hai fatto, eh? Grazie. Molto semplice. Samuel rappresenta l'anima pop dei Subsonica, quindi tutto semplificato, tutto ridotto alla forma canzone, tutto molto più semplice. Tutte le canzoni possono essere potenziali singoli, queste 12 veramente le possiamo pescare a caso, quindi più semplicità, positività, la vita di coppia raccontata però nelle cose più semplici, quindi a differenza di quello che capita spesso nella musica italiana, in cui l'amore è una cosa tormentata, quindi la gelosia, i tradimenti, sempre cose piuttosto pesanti, qui è raccontata la normalità di una coppia che però funziona in tutti i suoi aspetti. Ed è una roba abbastanza insolita, perché ripeto, gli schemi della musica italiana è: io penso a te ma sto con lei, tu mi hai tradito, io ti ho tradito, la gelosia, di solito queste sono... Guarda Fabio, questi sono temi abbastanza importanti, soprattutto quello che c'è domani poi alla luce per chi ci vede. Oggi è martedì 7 marzo 2017, diciamo anche l'orario, 22:38, quindi la puntata la stiamo facendo in notturna, e alla base di quello che poi sarà anche la giornata di domani 8 marzo, ricordiamo che le donne bisogna solo amarle, quindi
Che le canzoni ci raccontino tradimenti, amori tormentati, amori quelli che ne vuole, bisognerebbe anche cambiare un po' i testi, eh? Perché Sì. non è che poi alla fine dei conti sempre parlare male, 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 bisognerebbe cominciare a enfatizzare, io questo è un appello che mi rivolgo agli autori dei testi musicali, e cominciare a enfatizzare anche il rapporto di coppia che... Ci sono anche le cose belle quando si passano dei periodi brutti e il bello è che poi se lo vivano assieme. E Sì, quindi... esatto. Infatti questa linea di confine, anche la canzone di Sanremo, vedrai, racconta proprio di un momento di difficoltà nella coppia, però questa positività, come dire, vedrai che comunque supereremo queste difficoltà e ci renderemo conto che non possiamo essere diversi da come siamo adesso. Quindi è un aspetto che poi anche Rabbia, un altro pezzo che racconta di anche quello di un momento di contrasto, ma che però è sempre all'interno di una coppia che comunque vuole confrontarsi. Quindi più o meno, ecco, quello che mi piace dell'album è appunto la semplicità, il fatto che comunque Samuel abbia sintetizzato bene quello che nei Subsonica delle volte è un po' più, come posso dire, fuori fuoco, diciamo, e poi anche rappresenta quell'età che sono i 40 anni. Quando si vedono le cose in modo diverso rispetto ai 20, quindi non è più tutto così a pelle, così anche sofferente. È un modo di approcciare la vita diverso, ma non per questo, ecco, meno ispirato. È molto difficile la sfida perché appunto di solito si raggiunge più l'età del rimbambimento che l'età della maturità, quindi dal punto di vista artistico, no? E in questo caso, ecco, questo aspetto mi piace. Che poi, appunto, il confine tra le cose ispirate e le cose anche molto, diciamo, di maniera o di mestiere, ecco, quello è un'altra cosa da considerare, perché è ovvio che quando si mantiene uno stile e si scrivono canzoni, ci si tende a ripetere e c'è l'impressione che la musica possa diventare un mestiere, ma un mestiere nel senso un po' della, come posso dire, del ripetere la stessa formula. Però il mio giudizio su questo album è buono appunto per gli elementi che ho ricordato e che ho riportato. Quindi un consiglio, e poi tra l'altro è secondo in classifica dietro alla sorpresa Michele Bravi, anche per lui comunque complimenti, perché appunto nella musica è così, ci sono artisti che magari fino a ieri magari raccoglievano grandi consensi, in questo momento sono un po' più in difficoltà e magari invece appunto quello che percepisce il pubblico è sempre diverso Beh, e è meglio sempre così. un sali, diciamo, è una linea di un elettrocardiogramma, no? Si sale e si scende, si sale e si scende. Però comunque la vena poetica, la vena artistica, se uno ce l'ha, la mette in ballo sempre. Se non è oggi un buon progetto, lo sarà poi domani. Comunque questo è un disco piacevole, positivo, canzoni pop semplici, leggere, ma ha anche una chiave diversa, perché se uno lo ascolta in un modo un po' più attento, in realtà c'è del lavoro grosso dietro e non è così semplice come sembra. Ecco, questa è la sintesi. Io ho visto già che siamo ritornati nello studio grande, io direi di andare in chiusura ricordandovi gli appuntamenti più importanti. Allora, intanto ricordo Noi di Sabato, lo faccio sempre, ma ci tengo perché sono le 2 ore di intrattenimento del sabato pomeriggio con me, Fabio Alberti, con Alessandro D'Andrea e anche con degli ospiti a sorpresa, perché come è successo settimana Beh, scorsa certo. con Maurizio Ferrigni, ad esempio, è stata una cosa molto dell'ultimo momento, ma che ci ha fatto molto piacere. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Butrio e naturalmente seguite il titolo TV e leggete il titolo.it. Grazie Fabio, noi ci vediamo la prossima settimana. Allora. Alla prossima, ciao e grazie naturalmente.